Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale, sempre sul gioco dell'altra volta, che ci ha fatto abbastanza incavolare sulle partite che abbiamo fatto. Mi sono fatto una cultura, ho scoperto come evitare questi oggetti che si muovono. Ovviamente ho scoperto che nell'altra volta io non sapevo dove guardare, quindi guardavo un po' a caso. Invece ho scoperto che bisognava prima guardare dalla parte opposta e poi guardare dalla parte, dopo aver sentito un rumore, poi guardare dall'altra parte. È complicato, però continuiamo. Ok, siamo di nuovo qua, come l'altra volta. Go to sleep. Ok. Ritorniamo come l'altra volta. Ok, siamo di nuovo qua. Nostra camera con un muro a dir poco normale. Ho sentito. Mamma mia, t'ho sentito altro che. Cosa fa? Perché? Ehi, ciao. Non voglio nulla, non accetto venditori porta a porta. Anche se passi anche dall'armadio, però va bene. Quanti c'ha in camera? Madonna, questo qua. Lo voglio, cioè. Ordinatemelo su Amazon se lo trovate. No, eccolo. Poi è inquietante perché è tutto buio, ma tranne dove punto la torcia. Eccolo. Ehi, non t'ho visto. Hanno aggiunto un comodino. Il mio vecchio armadio. Cioè il mio vecchio coso dove tenevo i vestiti. Posso andare a dormire? Sì. Vado a dormire. In teoria il tizio, il gatto, mi ha detto che dovevano essercene due di mostri. E che la scorsa notte, cioè la prima, abbiamo avuto fortuna a non incontrare il secondo. T'ho sentito. No, fuori. Aiuto, voglio. Quando è che è mattina? Voglio la colazione, voglio le gocciole a letto. Ma ha bussato, eccolo. Che poi magari non è che mi arriva anche da sto buco, secondo, perché essendo una mansarda potrebbe arrivarmi anche da sopra. Chiuso nella camera, è di qua. Preso, sì. Ok, andiamo avanti con la cosa. Scusate veramente per prima, ma mi ha tagliato completamente la registrazione. E quindi ho avuto un problemino. Bussato. Eccolo. Volevi entrare? Ecco, sì, certo. Io mi aspettavo che arrivassi da di là. Ma va. Sì, certo. Bussa forte, dai. Tanto non cambia nulla. Ti sento lo stesso. Oh, shit. Eccolo, è entrato, lo sapevo. Vedi, perché a volte lo becco per fortuna, a volte invece no. È andato sotto, raga, è andato sotto. Qua. Ti devo guardare di qua. Eccolo. Fuori, sì. Avete visto? Ho capito finalmente come evitarlo. Grazie a. Perché mi sono fatto una cultura finalmente. Questo cavolo di gioco. Il problema è che devi stare molto attento anche a capire i lati dove guardare. Bello, un robot col coltello. Cioè, io dormo sicuro sapendo che ho un robot. Giocattolo con un coltello in mano. No, t'ho sentito. Perché stai nell'armadio? Sono i miei vestiti quelli. Via, vai via. Puzzi, ma anche i miei vestiti puzzano. Ah, ho capito perché ce l'hai. Finita la musica, no. Vai fuori. Oddio, mi aveva laggato il cursore per un attimo. Cavolo. Ok. Che cosa, ho finito, rimettiamolo. Di nuovo. Armadio ancora. Ce l'hai, questo armadio. Ah, degli occhi sul tetto. Certo. Infatti mi sono incontrato. Raga, entra però. Cavolo, non sono veloce. Sì. Sto a letto. Qua, poi guardiamo qua.
Eccolo. Vai via. Sì. Cacciato fuori. Vai fuori da camera mia. Ok, rimettiamo la musica. Sì, per ora sta andando tutto bene. Strano. Certo. Continua a stare in mezzo ai miei vestiti. Ecco, sì, certo. Oh, ma questa bambina può alzarsi avendo delle gambe, chiudere la porta? No, tranquilla, stai, cammina, chiudi la porta, metti una sedia davanti alla porta. No, ti ho sentito. No, no, porta. Cavolo. Sì. Eccolo, eccolo. L'armadio, sì. Non so neanche come fa a starci nel mio armadio, perché è grosso, 6 tir. Spiegatemi come fa a essere nel mio armadio, che è grosso un barattolo e mezzo. Ok. Busto di nuovo, raga. Ok. Ne volevi entrare, eh? Ogni volta che bussa piano, poi dopo tira le testate alla porta. Si romperà, prima o poi. Bella faccia. Certo che avere un bagaglio di 8 metri in casa. Dai, 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 dai. Ce la facciamo, raga, ce la facciamo. Io credo. Ok. Ciao, vai fuori. Beccati sta luce in faccia. È andato, vai via. Sì, anche la seconda è andata. Dai così. Scusate ragazze, non l'ho fatta vedere la scorsa, ma era lei che si nascondeva da un topo in questo ristorante. Ah, qua prima c'era un ratto, adesso c'è un bambino. Questo posto fa schifo. Ok. Qua sono altri due adulti che parlano, non mi cagano di striscio, grazie. Sempre mio padre, lui sarebbe mio padre, c'era anche prima. Ecco la mia ragazza. Hai fatto alcuni amici oggi? Dice no, perché guarda, cerco di scappare da un ratto gigante. Altro tavolo. Oddio. C'era un topo prima, adesso c'è un coso. Ciao, sono il gatto. Vorresti giocare a qualche gioco? Io conosco alcuni. Abbiamo un paio di minuti prima che lo show inizi. Vuoi giocare a nascondino con me? No. Ah, non ho nessuno con cui giocare oggi. Ne vai a casa. Dimmi se cambi idea. Non trovo nient'altro da fare. Boh, giochiamo. Giochiamo, sì. Sì, tu ti nascondi. Ok. Oh, non dire a nessuno che sono qua. Cioè, il posto nascondibilissimo. Nascondersi sotto al tavolo, sì. Oddio, bel tentativo. E vai, seconda notte finita. Continuiamo con la terza, dai, sì. E la mia camera è sempre più piena di mobili. Sto arredando veramente con la mia testa, veramente arreda che è un piacere. Questo cos'è? La mia scatola di giocattoli dove metto tutti i miei giocattoli. Il mio armadio. Lo stesso che c'è nella mia camera anche adesso. Ascoltiamo il gatto. Oh, cattive notizie, penso che il gatto stia girando stasera. Il mostro gatto è veramente silenzioso e stealthy. Lui probabilmente cercherà di prenderti da dietro. Controlla attorno alla fine di ogni, cioè all'inizio e alla fine del letto, più spesso che puoi. Potrebbe apparirti da molto a sinistra o da molto a destra. La luce lavora contro di lui pure. Quindi ricorda di essere attenta, extra attenta stanotte. Va bene, in teoria dovrei anche fare un giro di qua. Cos'è quel timer? Ma che? Ah, se sto sullo spazio nero, vabbè, diminuisce. East from this rock. Ah, est da questa roccia. Ok. Ah, bello. Corri. Corri. No, mi ha preso. Vabbè, ma non c'è modo di arrivarci, cioè, è impossibile. Sinistra. Non c'è niente, corri, corri. Di qua.
non c'è niente. Basta, direi. Vado a dormire. Sì. Ne abbiamo due, viva! Già uno non ne bastava che mi venisse addosso, no. Abbiamo pure un altro stanotte, quindi evviva. Musichetta, aiutami tu. Dov'è? Sentito il topo lì? No. Ok, vai via. Ma il gatto in teoria mi ha detto che arriva dalle due parti del letto. Ciao, non toccarmi. Come fa a stare lì? Non c'è lo spazio perché tu sia lì. Eccolo. Dov'è il gatto, raga? Non lo trovo. Non trovo il gatto, raga, aiuto. Eccolo. È andato via, è andato via, è andato via. È andato via il gatto, è andato via il gatto. Bene, 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 bene. Good, 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 good. Ok, beh, non vorrei gufarmela, ma sembra anche abbastanza semplice. Sembra, non detto che è. Musichetta di nuovo. Ecco il gatto, via. Vedete che c'ha le orecchie? Eccolo. Sono fatti di plastica, sono dei bagagli di plastica enormi, sembrano. Dov'è? Via, ratto stupido. Cavolo, è entrato dall'armadio. Controllo se... Ok, ecco. Meno male che ho visto il gatto. Il topo è qua, quindi guardiamo di qua. Cos'è sto rumore? Grande, sentite il disco? È andato in tilt. Via! Vai via tu. Veloce. No. Ok. Al multitasking, attenzione, eccolo. Il topo. C'è anche la musica nel mentre, però. Via, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Visto. Il gatto è qua, in teoria. No, non c'è. Eccolo. Fuori. Anche lui è andato fuori. Dov'è il gatto? Fuori. Non serve che tiri le testate. Muori gatto inutile. Sì! E anche la terza è andata. E andiamo! C'è un'altra tizia. Ciao, ancora tu. Mio padre ha detto che la marionetta è una doppia marionetta, va bene. Cosa? Oddio, cosa sei? Magari è la cosa più brutta che abbia mai visto. È mio padre. Ehi, cara, hai incontrato il marionettista? È arrivato oggi, è arrivato presto oggi. Ragazzi, c'era il marionettista prima, non so cosa sia successo. Però tu non mi piaci. Ehi, è mio amico, è il mio piccolo amico. Presto per lo show, come al solito. Pronto per un altro round di Hide and Seek. Vogliamo andare a parlare prima con l'altro. Corri, dai, eccolo. Ciao ragazzina, sono il marionettista. Normalmente i covini è con me, però sta riposando adesso. Magari lo incontrerai dopo lo show di oggi, se vuoi. Secondo un altro round di NC. Sì. Neato, che non so cosa voglia dire. Io conto, ok, vado. Nascondiamoci sul solito tavolo.
questo è il mio tavolo di fiducia, ragazzi. Non l'avete ancora provato, è il mio tavolo di fiducia. Nascondersi sotto al tavolo, sì. Non mi trovi, eh. Cioè, il mio tavolo non lo tocchi neanche. Ah! Ok, ti ho trovato ancora. Ma è felice, tipo, quando mi trova. Siamo arrivati alla quarta, però penso che sia per il prossimo episodio. Spero vi sia piaciuto questo. Farò uscire altri, comunque. Se vi interessa anche la storia, fatemelo sapere, che continuo. E niente, non so più che dire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!